Benvenuti a un nuovo caffè con il sindaco di Montemurlo, bentornato a Simone Calamai. Siamo al Carbo Food di Piazza Liliana Rossi, un nuovo locale che fa anche specialità toscane molto, molto buone. Da dove partiamo? Però partiamo Grazie, dal prego, prego. dramma di un anno fa, dall'alluvione, avete intitolato questo giardino per ricordare, insomma, una pagina drammatica per Montemurlo. Sì, noi abbiamo voluto ovviamente dopo un anno ovviamente dall'alluvione, da quello che è stato il fatto più grave che è successo a Montemurlo negli ultimi decenni, abbiamo voluto ovviamente fare memoria di quello che abbiamo vissuto tutti insieme come montemurlesi e di quello che è accaduto e soprattutto memoria delle vittime che ci sono state qui a Montemurlo, come anche nel resto della Toscana. Ovviamente pensavamo che questo fosse fondamentale e per questo abbiamo voluto lo scorso 2 novembre proprio intitolare un giardino presente in una zona che è stata colpita dall'alluvione lungo il torrente Bagnolo, Giardino Memoria Vittima Alluvione novembre 2023. Lo ritenevamo importante come fatto di memoria, come anche spunto e stimolo di riflessione su quello che è necessario fare per la difesa del suolo da parte nostra. Con l'occasione abbiamo voluto anche ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno dato una mano a Montemurlo e in particolare abbiamo dato la cittadinanza onoraria alla colonna mobile della Regione Piemonte perché lo sforzo loro è stato straordinario, quasi 130 volontari nel momento di massima presenza. Quindi un omaggio doveroso, ma voltiamo pagina e passiamo a temi, diciamo, attuali che riguarda il clima, perché voi state installando delle colonnine, delle nuove colonnine per l'auto elettrica. Sì, per noi è importante, insomma, i cambiamenti climatici lo dimostrano, agevolare, cercare di fare, diciamo, da parte nostra qualcosa in più, ovviamente per facilitare quello che è, diciamo, il contrasto all'emergenza climatica. Sicuramente sappiamo che la mobilità elettrica è un tema importante su questo argomento. In questo senso, dopo le colonnine elettriche di ricarica che avevamo installato in passato, con un protocollo d'intesa con Duferco, stiamo andando proprio a installare in questo momento nuove colonnine, di ricarica in vari punti del territorio, disseminate insomma in tutto il territorio comunale. Sono 8 nuovi punti per 16 punti di ricarica, che ad esempio riguardano strade anche importanti di scorrimento come Via Labriola, Via Scarpettini. E la caratteristica è che sono tutti punti di ricarica fast e quindi insomma ci dicono che potrebbe essere anche un modo per far avvicinare persone magari che transitano lungo le autostrade e che scegliendo magari di uscire a Prato Ovest potrebbero anche scegliere di fare tappa di ricarica a Montemurlo e quindi magari conoscere Montemurlo per le sue bellezze e per quello che può offrire. Una nuova mobilità, ma nel frattempo è iniziata anche la nuova stagione teatrale. Sì, questa sta iniziando, è di prossimo inizio ed è per noi insomma un vanto perché da tanto tempo, ormai da anni, abbiamo voluto investire sul teatro in modo forte, per noi è una ricchezza questa stagione e devo dire insomma tutti gli anni dimostra un grande livello, un grande risultato, una grande qualità. Anche quest'anno offriamo una stagione con artisti di valore, emergenti e non, con anche momenti di divertimento, di emozione per noi. Per tutti coloro che vorranno venire a teatro, ma anche spunti di riflessione. Per noi questo è altrettanto importante perché pensiamo ovviamente il teatro, la cultura in generale sia un'occasione di arricchimento delle persone, quindi in questo senso vogliamo proporre qualcosa anche che abbia alti valori e che possa insomma aiutarci a riflettere sulle esigenze anche di questo momento. Chiudiamo questo nostro appuntamento con lavori, con asfaltature che stanno per iniziare da qui a pochi giorni. Sì, abbiamo un denso programma di manutenzione straordinaria delle nostre strade. Devo dire, dopo l'asfaltatura di Via Scarpettini, partirà proprio nei prossimi giorni un ciclo, che riguarderà diverse strade, insomma, del territorio comunale. Ha un valore anche importante economico, perché sono oltre 1 milione di euro, appunto, di somme,
destinate a questo scopo e le prime strade insomma sono in varie zone del territorio comunale, penso ad esempio a zone di Magnolo come via Asti, via Rovigo o a Montemurlo, via Meucci, via Vesuvio, via Indipendenza, quindi sicuramente insomma in tutto il territorio, nella zona industriale, a Oste ci saranno interventi di questo tipo e questo ci aiuta ovviamente a migliorare la circolazione stradale, quindi a far sì che le nostre strade siano migliori e più sicure, ma ci aiutano anche a mantenere, per noi importante, quello che è il decoro, l'aspetto e diciamo le buone manutenzioni insomma, ad un territorio che è sicuramente un luogo che è sempre più attrattivo. Bene, il nostro caffè finisce qui, io saluto nuovamente il sindaco Calamai con un appuntamento ad un altro caffè, che intanto noi ci gustiamo. Grazie.